Siamo qui per, ci sono quattro cose da presentare. Allora abbiamo gli Informagioni che quest'anno compie 20 anni. 20 anni di attività dei Informagioni, fatta in Italia, il sindaco attuale del comune di Schio è quello che 20 anni fa ha dato vita al servizio di Informagioni. E dopo, se arriva lui oppure Mauro, farà un po' di una storia di cosa è successo. Poi abbiamo il nuovo sito dell'Informagioni di Schio, è partito da pochi giorni, e dopo vi spieghiamo un attimo qual è l'innovazione di questo sito. Poi abbiamo un concorso fotografico che parte da quando parte? Da oggi. Un concorso fotografico che parte, che coinvolge i ragazzi nel riscrivere Schio. E poi abbiamo un po' di sogni nelle attività di ampliamento, di unione dei vari servizi, eccetera. Per far sapere cosa in questo momento stiamo facendo, abbiamo pensato di fare 3-4 brevi testimonianze di alcuni ragazzi. Ormai chiedo di presentarvi. Allora, partirei da Andrea, che presenta un po' all'interno del concorso di idee che ormai da 7 anni caratterizza le iniziative dell'Informa Giovani. Qui c'è il calendario di luglio. Presenta un po' le sue attività, così ci dà anche un'idea cosa vuol dire in parole concrete un concorso di idee e cosa fa chi lo vince. Prego Andrea. Allora, buongiorno a tutti, sono Andrea, responsabile della manifestazione Forte Hall, che verrà, si terrà questa settimana sulla disabilità. E con questa manifestazione abbiamo deciso di aderire al concorso di idee in movimento, proprio per avere un contributo non solo economico, ma più che altro organizzativo da parte degli Informa Giovani e soprattutto degli animatori della cooperativa Insomma Casa. E questa è la mia prima esperienza in un movimento e devo dire che sono stato estremamente contento perché c'è stato un aiuto strutturato per compilare tutte quelle carte che un ragazzo come me alla sua esperienza si sarebbe trovato sicuramente in difficoltà. E devo dire sì che è andato via tutto liscio e speriamo che questa settimana ci assista e che ci sia partecipazione che può avere. Ok, poi dopo Andrea sentiamo velocemente Nicolò che ci racconta un po' un'esperienza anche di impegno sociale importante per lui. Allora mi chiamo Nicolò e faccio parte di un gruppo di universitari che l'anno scorso ha deciso di scrivere un movimento di legalità che arrivasse a Schio e abbiamo così creato una mostra che appunto ha il nome di Slegalità. E grazie alle Informagioni abbiamo potuto trasmettere il messaggio di legalità che volevamo dare di Schio e soprattutto perché ci ha dato gli spazi, ci ha dato il materiale per costituire questa mostra e ci ha dato tutte le pratiche, la burocrazia è stata molto svolta dall'Informa Giovani e quindi ci ha permesso di presentare il nostro lavoro al meglio e nelle condizioni ottimali e soprattutto l'Informa Giovani ci ha aiutato anche nelle piccole cose come può essere la distribuzione delle fotocopie in cui si parlava del nostro movimento, ci ha dato le fotocopie, in pratica ha permesso di trasmettere il nostro pensiero a tante persone. Grazie Nicolò. Poi se si sono messi d'accordo i ragazzi che stanno più in mano con noi. Allora si sono messi d'accordo. Perché fai un servizio civile, allora Costantino ci racconta un po' cosa sta facendo e perché è capitato qua in comune a Schio. Diciamo che innanzitutto ringraziamo per il ragazzo e gli altri ragazzi del comune per questa opportunità, ovvero di prendere parte al servizio civile per questa occasione per conoscere il lavoro, conoscere varie realtà, quali temi dell'associazionismo piuttosto che capire come funzionano certi meccanismi, come si organizzano certi eventi, come veramente il mondo del lavoro, è una cosa molto importante, soprattutto per noi giovani, per noi, siamo anche neodiplomati, usciti l'anno scorso dal liceo,
o da altre persone comunque sia una bellissima esperienza, perché abbiamo possiamo passare un anno nel mondo del lavoro con in un'istituzione pubblica come quella del comune, che è veramente importante. Grazie Cristino. Poi, tanto per dire che i ragazzi non sono mai impegnati, ci sono ancora degli altri ragazzi che invece stanno facendo uno stage estivo presso l'Informa Giovani, e allora magari adesso Mattia ci racconta un attimo cosa stava facendo. Allora, sono 5 settimane di stage, ci ha insegnato fino adesso, diciamo, a rapportarci con persone che non conosciamo già dall'inizio, diciamo, perché abbiamo due corsi di informatica, uno la mattina e uno il pomeriggio, due volte alla settimana, con persone, soprattutto anziani, e insegniamo le basi dell'informatica. È molto importante, secondo me, quello che stiamo facendo, perché riusciamo sia a aumentare la nostra capacità di parlare con altre persone, sia la capacità di mettersi in gioco su cose che noi sappiamo e di trasmettere agli altri, appunto. E, sì. Facciamo anche altre delle lezioni extra, che sempre di approfondimento, che oltre a far imparare agli altri qualcosa di nuovo, approfondiamo anche noi degli argomenti che magari non sempre sono presi in considerazione, o comunque magari li abbiamo solo in generale, ma invece affrontiamo anche noi qualcosa di nuovo, diciamo. Giovanni, vuoi dire qualcosa? Come è rappresentante della cooperativa Sonda Panda, che collabora con noi da tantissimi anni? Ma direi che negli ultimi anni la nostra collaborazione è stata sempre più fruttuosa. E voi ci date l'opportunità, grazie al movimento, di entrare in contatto con i giovani del territorio, quei giovani che hanno già comunque delle possibilità, che comunque hanno delle idee per fare delle loro attività. E parlavamo anche ultimamente di provare ad aprire le nostre conoscenze più sui giovani che hanno delle esigenze maggiori nel territorio. Vedremo se sarà possibile in futuro, nei prossimi 20 anni, pensare un po' più al disagio. Poi è molto importante il nostro lavoro con voi, lo sportello Informa Giovani, o meglio, che ci dà la possibilità appunto ancora di conoscere i ragazzi e di parlare con loro dell'università. Ci sarà questo nuovo sportello, cioè non nuovo, c'è lo sportello università che in questi giorni penso dovrebbe cominciare ad avere molte utenze, e poi abbiamo anche altre possibilità. La nostra collaborazione è molto interessante e fruttuosa. Tutto questo non ci sarebbe se nel 90-91 Luigi Tagliavia non avesse dato inizio a un lunghissimo percorso che ci ha portato ad oggi a quello che stiamo facendo. Quindi, visto che il sindaco è qui con noi e che è l'unico qua che realmente c'era 20 anni fa, perché molti di voi penso potrebbero anche essere nati meno di 20 anni fa, quindi lascio la parola e lui è testimone vivente di quanto io c'ero e già bazzicavo queste, non dovevamo ancora prepararsi di là. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie, vedete un piacere, anche adesso io stavo recuperando nella memoria quei tempi, allora, intanto per giusto anche ricordare, era il tempo in cui c'erano i primi ragionamenti sui progetti giovani. Quando noi abbiamo fatto si era creato un gruppo, li chiamavamo i saggi, c'era Silvano Sartore, c'era Don Beppe Gobbo, che ancora gira per questi territori, c'era l'allora direttore dei Salesiani, padre Alberto Dumagelli, c'era il dottor Marangon. I saggi erano dire, il tema giovani, ci sono tanti, infatti ci sono tante cose che sono successe, ma c'era un territorio da conoscere, da osservare, fare dei propositi. E da lì poi è partito il progetto giovani, già i due progetti iniziali, se mi ricordate, quello dei quartieri di Santita, con il
operatore di strada. L'animatore di strada, mi ha fatto la prima esperienza con la cooperativa, era forse era la primavera nuova, ancora, non c'era ancora del... Zatterabrio. E uno dei primi animatori di strada è stato Gianni Bonotto, che adesso opera a Calvene. E l'altro discorso, veniamo all'informa giovani. L'informa giovani si è aperto una volta gli affusinati, si operava con degli obiettori, c'erano obiezioni e l'idea dell'informa giovani era proprio quella di creare un punto presso il quale i giovani si sarebbero recati per trovare informazioni ovvio sull'informa giovani. Però fin da allora, adesso guardando cosa è successo nel frattempo, che le cose sono bene, secondo le intuizioni anche di allora, era dire se c'è l'occasione di informazione, è l'occasione anche per conoscere, per agganciarsi, per stare al rapporto, quindi dire hai un'informazione per il lavoro, però era più sul lato del lavoro. Tenete conto che allora internet non era mica la cosa che adesso, allora tenete proprio l'informazione, non è che cercate, c'era. Non c'era la possibilità di essere oggi, evidentemente, quindi era proprio l'esigenza di avere un luogo dove avere informazioni sul lavoro, sulle vacanze, sull'università, era molto più forte di oggi, perché oggi ci sono strumenti che uno usa individualmente molto più potenti, ma certi messi, cioè, non c'erano i motori di ricerca, insomma. Quindi effettivamente il mondo cartaceo presso le informazioni non trovava delle informazioni. Ma questo doveva essere proprio un modo per avere una sonda, insomma, qualcosa che avesse dei contatti con i giovani. Quindi facendo un salto di 20 anni, guardando da di oggi, che ricordiamo, direi che sono 20 anni passati bene, con tante persone che si sono venute, sia all'interno dell'amministrazione, sia gli operatori, sia evidentemente i giovani, insomma, perché cambiano evidentemente continuamente. Mi fa molto piacere che, pur cambiando l'esigenza di informazione, evidentemente oggi corre molto di più su altri canali, sia rimasto l'informazione, sia diventato sempre più questo luogo di contatto e di supporto per i giovani che vogliono fare iniziative tipo il movimento e altre cose che si fanno durante l'anno. Poi a fianco a questo il discorso della piazza telematica, dell'area studio e le altre cose che sono cresciute. Quindi direi che sono soddisfatto orgoglioso di questa, perché quando si comincia la storia poi può fermarsi, può andare bene, può andare male, ci sono tante cose anche indipendenti dalle volontà di chi ci opera. Quindi mi fa piacere di quel lavoro fatto allora, le persone che hanno dato la mano per partire. E mi fa proprio piacere che nel tempo, pur essendo cambiato le tecniche, le esigenze di formazione, sia cresciuto sempre più questo ruolo di interlocutore per i giovani di Schio che vogliono fare qualcosa, che vogliono farsi conoscere, vogliono presentare, fare un'iniziativa, fare un torneo, fare un'iniziativa culturale. Quindi che l'informazione è al servizio di una volta proprio di più sul lato informazione, oggi più sul lato della dell'animazione, del supporto, pensavo che diceva prima Nicolò, questo qua, siccome la burocrazia è sempre stata uno dei problemi, non è che nel tempo si sia ridotta, e lo dico anche da sindaco, non è che neanche la burocrazia che subisce il sindaco sia ridotta, anzi, però avere qualcuno che ti aiuta a muoverti è fondamentale, insomma. È evidente che questo serve nel misura in cui c'è qualcun altro che ha delle idee, e che ha voglia di fare qualcosa, perché qualcosa se no ci vogliono entrambi, qualcuno che dia supporto, ma evidentemente soprattutto qualcuno che dice beh ci proviamo, facciamo un gruppo, proponiamo il concerto, proponiamo il torneo, il calcetto di corsa con i carioli, insomma, quello che è. E quindi bene, bella. Infatti osservavamo. Buon compleanno! Ma vieni per fare la torta per così. Osservavamo con Mauro che all'inizio era più che altro improntato sulla prevenzione del disagio. Sì.
sì, poi si è passati in prevenzione, sì, disagio, che promozione, informazione, poi si è introdotta la partecipazione alla città fino al protagonismo di, sì, 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 dei giorni nostri. Sì, è chiaro, nel frattempo è cambiato anche tutto quello che è attorno, ma pensate a come sono cresciuti alcuni servizi sociali anche per il tema dei disagi giovanili, come sono evolute anche gli eventi culturali. I vent'anni, il formazione di vent'anni fa era collocato in un insieme di attività e di servizi che sono abbastanza diversi, perché ci sono formazioni, è cambiato in un contesto che è cambiato. È cambiato anche il modo di dare informazioni, infatti parte il nuovo sito www.igschio.it. igschio.it, dove operatori e ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno messo tutte le schede che sono di solito consultabili all'informa giovane. Attivo già, è già con parecchio materiale, tra l'altro queste schede sono wiki, nel senso, non so se vuol dire che sono consultabili ma anche aggiornabili direttamente da internet e dagli utenti. Tra l'altro sono state gestite in collaborazione con Torino. Sì, l'informa giovane di Torino, nell'ottica della condivisione delle informazioni, ci ha permesso di utilizzare molte delle loro schede, quindi c'è un rimando e una possibilità in più di avere ancora più informazioni. Schede che riguardano il lavoro, che riguardano la città, che riguardano un sacco di cose, che sono andate a farlo in giro, veramente. Sì, se posso aggiungere una cosa, noi abbiamo voluto vedere il nostro nuovo sito come uno dei nostri luoghi. Noi abbiamo molti luoghi, qui abbiamo il luogo dello sport, luoghi fisici e luoghi invece virtuali. I luoghi fisici sono lo sportello, il dietro le quinte dove si organizzano, si fa tutta la progettazione, abbiamo questo spazio per la navigazione internet, il giardino fuori che abbiamo inaugurato un anno fa e così via. Abbiamo anche altri luoghi, il luogo delle espressioni giovanili in movimento, e abbiamo questo nuovo luogo virtuale che è il nuovo sito internet. È importante dire che rispetto a qualche anno fa, quando l'utente è giovane o anche il meno giovane, perché comunque abbiamo un'utenza diffusa, doveva recarsi apposta qui per consultare delle informazioni, adesso invece è possibile farlo direttamente dal sito. La banca dati che noi abbiamo messo online fino a qualche tempo fa era solamente nelle nostre piccole scatole dentro ai nostri computer e qualcuno doveva venire appunto apposta a consultarle. E questo è un grosso salto in avanti, appunto anche nell'ottica che portiamo avanti con la piazza telematica di condivisione delle informazioni, dei documenti e delle possibilità di accesso a tutte le possibilità per rendere da una parte chi consulta sempre più autonomo, senza con questo togliere la fondamentale funzione degli operatori, che è quella di riservare uno spazio individuale anche alle persone che vengono a chiedere altre cose, quindi lasciando più spazio per altre cose. E il sito, lo vedrete, è anche una galleria di fotografie, anche uno spazio interattivo, adesso lo stiamo un po' aggiornando un po' alla volta, ha moltissime potenzialità e vi invitiamo a fare anche i commenti anche sulle nostre newsletter. Adesso la newsletter si è sdoppiata, non ci sono più solo quelle degli eventi, ma ce n'è anche un'altra sulle informazioni per studio e lavoro. Ecco, direi due parole velocemente sul concorso, che è un'altra delle idee che ci è venute per festeggiare i nostri vent'anni. Siamo partiti appunto dal dire che bello avere vent'anni, nel senso che bello essere qui da vent'anni come presenza sul territorio, ma anche proprio che bello per chi ha vent'anni. E subito la mente è corsa al nostro logo, che è un occhio, e abbiamo pensato però dopo vent'anni è obbligatorio e necessario cambiare anche sguardo, e quindi il nostro logo si è un po' trasformato ed è diventato a 360 gradi, e abbiamo deciso di abbinare a questo nostro pensiero un concorso fotografico che un po' stimola i ventenni, ma non solo, anche i 35enni, come vedremo il concorso è aperto ai giovani fino a quell'età, a cambiare sguardo sulla città. E
quindi un po' provocatorio, provocatoriamente l'abbiamo intitolato Ri.schio, dove il punto sta tra due parentesi all'interno delle quali noi possiamo scrivere molte parole tipo rivedo, ripenso, riscrivo schio. Però se lo leggo invece senza mettere niente dentro le parentesi, leggo rischio, perché comunque per cambiare sguardo bisogna sempre un po' rischiare. E quindi quello che noi chiediamo ai ragazzi è di prendere la macchina fotografica, il cellulare, una telecamera e di andare a fotografare, a filmare, a vedere schio sotto un altro punto di vista, che non sia sempre il solito uomo, la solita fabbricata, senza nulla togliere questi simboli tradizionali di schio, ma cercare di vedere anche altre cose che possono ugualmente rappresentare schio e diventarne un simbolo e che potrebbero comunque essere in una prospettiva anche di globale, multidisciplinare, multi punto, potrebbero essere anche altrove. A noi è capitato di fermarci in un angolo di schio e vedere un quadratino dentro il nostro obiettivo che sembrava Beirut oppure Los Angeles, ecco, questo altrove che è ovunque e schio che può essere altrove e l'altrove che può essere schio, ecco. Abbiamo grandi aspettative da questa provocazione perché abbiamo già visto delle cose interessanti e invitiamo tutti a partecipare e a diffondere questa proposta. Gli sponsor che ci accompagnano in questa avventura e che ci hanno dato la possibilità di mettere in palio dei premi sono Maxi Sport, che è qui presente, la Second Avenue, il negozio che c'è in via Casubio Schio, il Centro Ottico 3D e la libreria Ubic. A fine anno, quando tutto questo si concluderà, perché diamo tempo tutta l'estate per partecipare, faremo una grande festa con le premiazioni e anche la pubblicazione di tutto il materiale che avremo fatto. E la torta con le 20 candeline. E invitiamo il sindaco Spegna. E il sindaco spegnerà le candeline, quindi può cominciare ad allenarsi. Ma vedi, non so. Chiudiamo dicendo che per maggiori di schio fa in movimento, il sito internet è in movimento, gli spazi sono in movimento. Niente sta fermo, il sogno di unire la piazza telematica con l'Informagioni in uno spazio più ampio dove c'è la possibilità di far mostre, di fare altre attività. Ecco, seguiteci. Anche il nuovo dirigente. Infatti l'abbiamo subito con voi. Creare un movimento, se no. No, ma la priorità numero uno è la detto adesso l'assessore attuale, ribadisco la sua posizione.